Oggi ho riportato un po' il pensiero che ha guidato queste cinque puntate di Pianeta Terra, almeno visto dal mio punto di vista. E ho provato a sottolineare fondamentalmente tre cose. La prima, il cambiamento che c'è stato a seguito appunto della pandemia, dell'epidemia, del lockdown, che è un cambiamento anche di domande che emergono dalle persone e quindi l'importanza di provare a ripensare i prodotti, i servizi, le imprese e evidentemente anche l'offerta politica guardandola dal punto di vista dell'utente, di quello che appunto lo muove come domanda, non dando per scontato che una serie di set di valori bastino appunto a rappresentare quello che queste domande appunto stanno esprimendo. La seconda cosa invece appunto è stato il ragionamento di come il bisogno sia differenziato e quindi l'importanza della proporzionalità nell'aiuto, nel differenziare appunto un insieme articolato di assistenza per cui non tutti hanno risposto allo stesso modo e queste appunto misure di sostegno devono quindi essere diversificate per permettere alle differenti situazioni di vita, famiglie che non sono tutte uguali, separati, chi insieme, chi sono single, chi ha perso il lavoro, chi no, eccetera, eccetera, quindi permettere appunto a questa diversità di trovare il sostegno e quindi il ruolo fondamentale dello Stato da questo punto di vista. E l'ultimo passaggio un po' invece è stato rispetto a dove si è spostato il fronte della dinamica anche internazionale della redistribuzione e io lo trovo appunto, come dicevo, principalmente a livello internazionale, quindi non solo italiano, e in particolare verso quelle grandi società che sono quelle che si appropriano della maggior parte del valore oggi e che anche nella crisi, tra l'altro, hanno continuato a farlo, quindi in particolare il mondo digitale. Ecco, queste sono un po' le tre cose che ho voluto sottolineare in questa occasione.